La situazione climatica in cui ci troviamo costretti a vivere sta mutando irreversibilmente. E prima ancora di rendercene conto, ci troveremo in una situazione catastrofica. Una piazza 20 settembre piena di giovani, quella di stamattina a Fano, in occasione dello sciopero mondiale per il futuro. In tanti hanno voluto esserci per dire sì ad aria più pulita, meno plastica negli oceani, più energia da fonti rinnovabili, ma anche un futuro sostenibile per i bambini, più risolutezza politica per il pianeta. Un appuntamento accaduto in contemporanea in tutto il mondo, che a Fano ha visto partecipare gli studenti delle scuole Nolfi, Apolloni, Torelli e Polo 3. Centinaia di persone che sono qui oggi hanno messo come parola d'ordine, come ho detto prima, non io, ma noi. E le richieste che abbiamo fatto oggi sono indirizzate all'amministrazione e alle istituzioni scolastiche in modo particolare. Abbiamo richiesto come punto più importante, l'abbiamo lasciato come ultimo, come decimo, il fatto di avere energia a scuola con fonti rinnovabili. E abbiamo anche chiesto di avere bidoni di plastica e alluminio in tutte le classi o perlomeno in tutti i piani. Abbiamo chiesto anche di non avere un'eccessiva temperatura dei termosifoni rispetto alla temperatura ambiente, perché credo sia uno spreco avere tutto questo caldo nelle scuole. Abbiamo fatto anche tante altre richieste per quelle che sono le parole d'ordine dei giovani, futuro e speranza, e chiediamo alle amministrazioni, alle istituzioni scolastiche di salvaguardare il nostro futuro e di credere al nostro grido, alla nostra speranza. Ecco, la salvaguardia del futuro sicuramente parte dalle amministrazioni delle città, ma anche da ogni singolo. Quanto è forte in voi questa consapevolezza di dover cambiare? Quanto era forte anche prima dell'evento di oggi? Beh, era fortissimo. Io racconto questa cosa perché la nostra generazione vive molto sui social. Ho creato la pagina Instagram di questa manifestazione e dopo 4-5 ore eravamo già a 700-800 follower. E questo è molto bello perché è vero, magari non c'erano 700-800 persone qui, però vuol dire che c'è vicinanza, c'è voglia di credere in qualcosa. Ed è bello come una ragazzina di 15 anni voglia spiegare a noi, suoi coetanei, e a tutto il mondo, alle generazioni precedenti, che c'è voglia di speranza e c'è voglia di credere nel cambiamento. Un appuntamento, quello di oggi, che ha voluto mettere in chiaro l'importanza di azioni concrete. Oggi hai deciso di essere qui insieme a tanti ragazzi che appunto manifestano, hai fatto un cartellone molto particolare, hai detto non deve cambiare il clima ma devono cambiare le nostre abitudini, quindi i giovani protagonisti di quello che può essere il nostro futuro. Siamo noi ed è importantissimo essere qui oggi ed è per questo che ho voluto venire. È importante perché non deve essere un cambiamento tanto climatico ma più che altro sociale, perché siamo noi che abbiamo creato tutto questo, dobbiamo rendercene conto, non chiudere gli occhi di fronte all'evidenza, perché ormai si parla di evidenza, stiamo reagendo fin troppo tardi ormai e possiamo però fare qualcosa. Io confido tantissimo in ragazzi perché ci trattano spesso come bambini ma le capiamo le cose, hanno sbagliato i nostri genitori, hanno sbagliato i nostri nonni, ma non possiamo permetterci di sbagliare anche noi ed è per questo che ci vuole un cambiamento. Ragazze, perché avete deciso di partecipare oggi? Perché noi ci siamo stancati di andare avanti così e non mi sembra giusto che dobbiamo rovinare il nostro futuro per delle persone che comunque non pensano a niente, non credono in queste cose. Ho scritto appunto questa frase perché comunque sembrava di effetto e a pensare che sono tanto belli i colori che ci fanno esprimere le emozioni, ma se continuiamo così non riusciremo neanche più a distinguerli e saremo sommersi da un mondo grigio, un mondo triste. Continuerete anche nella vita quotidiana poi a portare avanti degli atteggiamenti che andranno appunto a migliorare la situazione? Sì, perché comunque già penso che tutti quanti o la maggior parte di noi facciano già la raccolta differenziata. In più, quando per terra ad esempio vedo della carta, io la raccolgo perché è una cosa insopportabile. Perché noi siamo il futuro e c'è bisogno che gli altri si adattino a noi, non solo noi e gli altri. Di questa giornata penso sia importantissima. Perché finalmente si può fare qualcosa contro questo surriscaldamento globale. E diciamo che io effettivamente in questo momento non sto aiutando molto e quindi mi impegnerò di più da questo momento in poi ad aiutare con questo riscaldamento appunto. Ho deciso di essere qua perché come
alcuni altri nostri amici hanno scritto su dei cartelloni, non esiste un pianeta B e il nostro pianeta è questo e come disse un grande uomo, Baden Powell, dobbiamo lasciare il mondo meglio di come l'abbiamo trovato. Noi pensiamo molto a noi stessi, secondo me, come hanno già detto, dovremmo pensare anche agli altri, non sempre ai noi stessi e anche alla Terra, perché senza la Terra noi non saremmo qua adesso, secondo me.